Domani il referendum per dire no alle trivelle in mare, urne aperte dalle 7 alle 23. Hanno diritto al voto quasi 51 milioni di italiani, dunque il referendum avrà valore effettivo soltanto se andranno a votare 25.393.170 elettori. Se dovesse vincere il sì, le società petrolifere che hanno già concessioni per cercare ed estrarre gas e petrolio in mare entro le 12 miglia marine, una volta scaduta la concessione dovranno chiudere la piattaforma. Oltre le 12 miglia, in mare aperto invece sarà comunque possibile continuare a trivellare ed estrarre. In caso di vittoria del no o di non raggiungimento del quorum, la norma resterà in vigore e dunque l'attività di estrazione potrà continuare fino all'esaurimento del giacimento. Sempre più pesante la situazione al Teatro Stabile di Catania, dove ieri mattina, mentre era in corso uno spettacolo per le scuole, hanno fatto irruzione gli ufficiali giudiziari portando via alcune poltrone della Sala Verga per procedere ad un parziale pignoramento dei beni. E intanto i sindacati, che da tempo esprimono preoccupazione in merito all'imminente esecutività dei provvedimenti ingiuntivi che incombono sull'ente, chiedono urgentemente un tavolo di crisi nel tentativo di salvare il salvabile. Massima fiducia ribadita verso il neoeletto presidente del CDA Salvatore La Rosa. Ci auguriamo, hanno detto i sindacati, che riesca a risolvere una situazione tanto grave. Arrestato in flagranza un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera i carabinieri, durante un servizio di controllo nel quartiere di Picanello in via Martucci, hanno notato il giovane cedere bustine ad occasionali acquirenti. Bloccato e perquisito, il fermato è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana e della somma contante di 175 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre l'arrestato è stato affidato al centro di prima accoglienza per minori di via Franchetti. E un altro minore è stato denunciato in stato di libertà per il reato di coltivazione illegale di cannabis. In particolare, ieri pomeriggio intorno alle 18, transitando da Viale San Teodoro a Librino, gli agenti delle volanti notavano un ragazzo sbucare fuori dalle campagne che costeggiano il viale e mettere in moto frettolosamente lo scooter che aveva lasciato parcheggiato in strada. Insospettiti da questo comportamento, gli agenti hanno proceduto immediatamente al fermo del ragazzo e all'ispezione della zona. Tra il fogliame venivano rinvenuti 7 piantine di cannabis in vaso in fase di crescita e accessori idonei alla coltivazione, quali uno spruzzino con all'interno dell'antiparassitario e una bottiglia con dell'acqua. La successiva perquisizione in casa, sempre in Viale San Teodoro, consentiva di rinvenire tutto il kit per la coltivazione domestica della cannabis, come 3 lampade alogene con annesse piastre riflettenti, semi di cannabis, trasformatori di energia elettrica, additivi chimici e fertilizzanti. Si accertava che l'appartamento era di proprietà del padre del ragazzo, dove quest'ultimo conviveva con la ragazza. Il giovane, essendo minore ed incensurato, è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria della procura presso il Tribunale per i minorenni. Più controlli a Catania per verificare l'uso del casco per chi porta i mezzi a 2 ruote. Il questore Marcello Cardona ha infatti emesso una specifica ordinanza per intensificare i servizi di controllo sul territorio in merito all'utilizzo del casco protettivo che, come regolamentato dall'articolo 171 del Codice della Strada, è obbligatorio per tutti gli utenti di veicoli a 2 ruote di qualsiasi cilindrata. L'uso del casco non allacciato o non omologato equivale a non indossarlo. Solo lo scorso anno, per l'inosservanza di questo strumento di sicurezza passiva, il personale delle volanti ha elevato ben 846 verbali. Questa mattina nell'auditorium del Monastero dei Benedettini il convegno dal titolo Progetti di vita per persone con autismo, organizzato dall'Associazione Autismo Oltre Onlus in collaborazione con l'Università di Catania. Il convegno rientra nell'ambito del ricoprogramma di eventi dal titolo Aprile, mese della dignità autistica, organizzato dalle associazioni Autismo Oltre Onlus ed Un futuro per l'autismo, al fine di sensibilizzare le istituzioni e la società per una migliore qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie, ma anche per combattere l'indifferenza e sconfiggere i pregiudizi verso i soggetti affetti da questa patologia. Un convegno molto importante che noi come associazioni volevamo realizzare da tempo, e facendo intervenire delle persone qualificate come il professore Moderato, la senatrice Padua, che si sta occupando in Parlamento
al Senato della legge sul dopo di noi, ed è una giornata che si presenta molto bella e che ci lascia soddisfatti anche per la partecipazione, perché già prima dell'inizio stiamo vedendo come ci siano molti insegnanti e studenti universitari della facoltà di psicologia, cioè sono dei ragazzi che sicuramente sono venuti qua perché sono interessati al problema. Noi come famiglie, come associazioni desideriamo che il problema delle persone con autismo venga affrontato e risolto, perché in questo momento nell'età scolare per lo più c'è un interessamento, anche se insufficiente, per quanto riguarda i bambini e i ragazzi con autismo, però dopo che finisce la scuola dell'obbligo, raggiunta la maggiore età, purtroppo questi ragazzi, queste persone con autismo vanno a finire nel calderone della salute mentale, dove pochi si interessano di loro, ancora non c'è niente, e quindi il problema è affrontare, anche perché, come mai conclamato, dall'autismo purtroppo non si esce. Cosa sarà di mio figlio dopo che io non ci sarò più o non sarò più in grado di gestire la vita di mio figlio? Questo è un elemento di grande preoccupazione. La preoccupazione può cadere in una preoccupazione negativa, nichilistica, in cui tutto è difficile, tutto è complicato, tutto sembra impossibile, o invece in una preoccupazione positiva. Per creare questa preoccupazione positiva bisogna partire prima, bisogna preoccuparci prima, cioè occuparcene prima di questo problema e non aspettare che arrivi il momento in cui non se ne può più fare a meno. È molto complicato, ci vuole la partecipazione di tutti, ci vuole la partecipazione sicuramente delle strutture pubbliche locali, ma ci vuole anche la partecipazione delle famiglie, che devono collegarsi e mettersi insieme per creare dei sistemi partecipativi, perché la vita dei loro figli è principalmente loro e non dell'ente pubblico. Quindi bisogna costruire i primi progetti di vita indipendente, bisogna creare dei programmi che portano la persona con autismo a sviluppare delle abilità che consentano i massimi livelli di vita indipendente possibili. Apre nei pressi del Tribunale un takeaway tutto al femminile grazie al servizio microcredito della Caritas diocesana. Melita, Monia e Jenny, tre amiche con la passione per la cucina vegana e internazionale, hanno così realizzato il loro sogno con i 25.000 euro messi a disposizione dal prestito della Speranza, strumento di microcredito promosso dalla CEI in collaborazione con il gruppo Intesa San Paolo per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale. L'idea è venuta a Melita, 33 anni, beneficiaria del prestito, ragazza madre dall'esperienza pluriennale come cuoca vegana e vegetariana. Senza pensarci due volte, ha coinvolto le amiche di una vita, assumendole come dipendenti della propria ditta individuale. Il servizio di microcredito della Caritas consente a famiglie e soggetti senza credibilità creditizia e finanziaria di accedere ad un finanziamento che per varie problematiche sarebbe loro negato. La Caritas non eroga direttamente contanti, ma svolge il ruolo di assistenza e tutoraggio. Nel caso del prestito della Speranza lo fa attraverso lo studio di fattibilità con la stesura di un business plan ad hoc e nel predisporre tutta l'istruttoria da sottoporre agli enti di valutazione. Niente acqua a Catania per il prossimo lunedì, a comunicarlo la Sidra attraverso una nota nella quale annuncia che giorno 18 sarà sospesa l'erogazione idrica per l'intera giornata per i programmati annuali interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell'antico canale potabile che approvvigiona parte della città. Si potranno verificare disagi dunque nelle seguenti aree o zone circostanti: l'area cittadina delimitata ad est da via Vincenzo Giuffrida e Ventimiglia, a nord dal confine comunale, ad ovest dalle vie Sebastiano Catania, Castaldi, Dell'Oro, Curia, Palermo della Regione e a sud da via della Concordia, quartieri Cibali, Fortino, San Cristoforo, Angeli Custodi, San Giovanni Galermo, Sannullo, Civita, Consolazione, Cappuccini e Rapisardi, quartiere di Canalicchio del comune di Tremestieri Etneo, quartieri di Fasano e Carubella del comune di Gravina di Catania. Il ripristino del regolare svolgimento del servizio idrico è previsto per la mattina del 19 aprile.
Nel corso dei lavori saranno a disposizione i servizi di emergenza e pronto intervento tramite il presidio telefonico gratuito numero verde Sidra 800 65 06 40, attivo 24 ore su 24.